Fazzolari, perdoni. Grazie Presidente. In realtà approfitto di questo emendamento presentato anche per parlare di un emendamento presentato da Fratelli d'Italia e approvato in Commissione. Grazie all'emendamento di Fratelli d'Italia decade l'illogico divieto del munizionamento 9x19 che l'Italia, unico paese al mondo, si portava avanti da 30 anni. Un divieto illogico rivolto all'attività civile e sportiva che ha penalizzato gli operatori della sicurezza privata costretti ad acquistare armi con un aggravio di costo e con enorme penalità per i nostri atleti. Gli italiani eccellono in tutte le attività di tiro, dal tiro dinamico all'IDPA, a tutte le discipline nelle quali noi vantiamo, a titolo di squadra e a competizione personale, campioni europei, campioni del mondo, ma abbiamo avuto finora l'illogico divieto di poter utilizzare il munizionamento utilizzato in tutto il resto del mondo. Con questo era impossibile fino ad oggi per l'Italia organizzare gare internazionali, i nostri atleti erano costretti a non utilizzare gli stessi strumenti di tutti gli altri. Grazie all'emendamento presentato da Fratelli d'Italia e approvato in Commissione, finalmente decade il divieto del munizionamento 9x19. Grazie.